Una volta c'era il condizionatore auto, poi con gli anni e la continua evoluzione si è trasformato in climatizzatore, in grado di raffreddare durante la stagione estiva e di riscaldare durante la stagione invernale, in ogni caso riducendo il tasso di umidità all'interno dell'abitacolo e svolgendo quindi anche la funzione di deumidificatore. L'adozione del climatizzatore come dotazione standard delle vetture ha reso ancora più importante la funzione dei cosiddetti filtri antipolline. È importantissimo quindi sostituire alle scadenze previste il filtro dell'abitacolo, perché si intasa progressivamente e diventa un tappo che ostacola la circolazione dell'aria. Inoltre, se è vecchio, si annidano pollini, acari responsabili di crisi d'asma in soggetti allergici e bacilli. Fate attenzione anche a dove indirizzate i flussi. Non puntateli mai verso il volto e la pancia. Rischierete di terminare la giornata con forti dolori o di essere colpiti da dolorose fitte durante la guida. La climatizzazione è vista spesso come un mero comfort, ma svolge anche un'importante opera di sicurezza. Viaggiare all'interno di un abitacolo a temperatura confortevole contribuisce al mantenimento dei tempi di reazione, riducendo la possibilità di incidenti e la stanchezza di guida. Pochi decimi di secondo possono salvare la vita. Non sottovalutatelo.